is my constellation map. Look, that W shape there. That's Cassiopeia. Wow, amazing. أحمد 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 ho visto di tutto qui a Lampedusa. Una mattina al molo c'era una donna che scendeva da una motovedetta. Veniva dal Gambia. Era bellissima. Indossava vestiti colorati e con una mano teneva una valigia. Aveva un portamento, una fierezza che mi lasciavano senza parole. Come se si fosse scrollata di dosso tutte le sofferenze. L'ho vista salire sul pullman che l'avrebbe portata al centro di accoglienza. E ci sarei voluto salire anch'io su quel pullman per farmi raccontare la sua storia, i suoi dolori, la speranza ritrovata. Ma non potevo andare. Dovevo lavorare. Praticamente eravamo lì che guardavamo le stelle, a un certo punto era pieno di gente in acqua, tutti gridavano. Chiaro, chiaro. 23-50. Ah, quante persone erano qua? Una sessantina. C'erano molti catani. Pietro, siamo qui! C'è una donna incinta sulla nave! Are you pregnant? Yes. Are you okay? No problem. My wife. Carmine! My wife. Carmine, questa è la... A Palermo, subito! No, not now. Vieni. Vai. Your husband is there. Lui? Questo è un principio di ipotermia. Andiamo a Palermo anche lui? No, qui ce la facciamo anche noi qui. Come ti chiami? Hassan. Hassan, forza Hassan, che ce la fai. E con te vi portiamo tutti in ambulatorio, eh? Diamo la precedenza ai bambini, va bene? Uno tullo! Vito. E allora? Sì, Roma è piena di morti. Pietro, li volevo salvare tutti, ma non ce la facevo. Perché mi scivolavano dalle mani. Perché erano pieni di gasolio. Li volevo salvare tutti. Ma erano troppi. Il sindaco se ne va con da. Mohammed Ali Somal. Fallo Senegal.
Mukhtar Guinea Conakry. Awa Senegal. Dauda Gambia. Omar Senegal. Leila Reban. Brighton Nyiswe Nigeria. Mariam Suriam. Aziz Surya. Man Ali Astam, Asuriemia. Man Shadi Astam, Asuriemia. Sono le 7 in punto. Radio Delta Lampedusa. La voce dall'ultimo lembo di terra italiana. Io sono Marilena. Come sapete, stanotte c'è stato un nuovo naufragio e sono arrivati molti bambini sull'isola. Alcuni perfino senza genitori. Vi ricordiamo ancora che c'è bisogno di pannolini, vestiti asciutti e se lo avete magari qualche giocattolo. Riprenderà entro breve la riscossione dei tributi sospesi a seguito dell'eccezionale afflusso dei migranti appartenenti ai paesi del Nord Africa. Il provvedimento riguarda tutti i cittadini con domicilio fiscale o la sede operativa nel comune di Lampedusa e Linosa. Carmine! Ecco, perché non ha più la fiamma? Se la toglie lui, ha paura che suo figlio sia annegato. Ah. Quanti anni ha tuo figlio? Shu Omar Ibnak. 5. 5. E com'era vestito? I colori dei vestiti? Shu kan labis alwan. شورت احمر بخطين بيض كنزه بيضه بكم طويل ديشه بنطلون شويني روسي كون ريغي بيانكا اي ماليا بيانكا non ti preoccupare lo troviamo il bambino non ti preoccupare eh Hassan شكرا questa l'ho capito Rimettete gli staflebo. Fate pulire il sangue lì per terra. Alessandra. Arrivo. How old are you? 33. 33. Scappia. Scappia. No problem. No problem? No. From? Kuban. Syria. 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 Shukran. Thank you. Thank you.
Listen to me. It's not possible, everybody. There is no place on the helicopter. I promise that tomorrow morning I send you all the family. Not possible. Ascolti. Ma non c'è un altro aereo che c'è può... anche un aereo militare che sta urlando. Che parte adesso? Subito, immediatamente. Allora, listen to me. There is a flight that goes to Palermo with all your family. And you go with the helicopter, okay? Don't worry, eh? Your family comes with you, okay? All together, eh? Thank you, thank you. You won. Thank you. Ciao. Pietro. Io non c'ho lo spazio per 20 migranti in canonica. Trovalo, trovalo. Non ce l'ho, cerca di capire. Fai un miracolo. Sei un prete, fai un miracolo, che ti devo dire? Per te è tutto facile, no? Tu fai ordini, disti, eh? Tutti si devono adeguare a te, altrimenti ti incazzi. Però questa volta non è così. No? E allora dimmi tu com'è. Io li potrei mettere alla casa della fratellanza, no? Però tu sai che ci sono i lavori e che non è pronta. Quindi non è una cattiva volontà la mia. Io ogni giorno cerco di dare significato al vivere di chi arriva. E tu lo sai. Io cerco di calarmi nella sua vita, mettendomi sempre al suo livello, proprio come fai tu. Per questo se... Ascolta me, tu intanto benedicili tutti, eh? Sono due camere. Qui ne risulta prenotata soltanto una. Matrimoniale. Mi sta male. No, no, ci deve essere un errore. Noi abbiamo bisogno di due camere. Forse ci sarà stato qualche disguido. Io prendo questa. Tu risolvi il disguido.
Aspetta! Aspetta, dove vai? Aspetta! Come ti chiami? I'm a doctor, dottore, ti voglio aiutare. Vieni. Scriviamo articoli su articoli. Non lo so se serve a qualcosa. Intanto a pagare l'affitto, no? Ascolta, a Lesbo c'è stato un momento che ho deciso di non scattare. Mi sono messo ad aiutare la gente che scendeva dai gommoni. Mi trovavo lì per documentare quello che accadeva. Ma non potevo neppure non dare una mano. Mi sono chiesto, ma che fai? Sei solo un fotografo del cazzo. Che fai? Perché alla fine così, scatto, vendo, scatto, vendo e vado avanti. Tu uguale, no? Vabbè, andiamo a cercare il medico. Carmine, Alessandra. Eccoci Pietro. Scusate, ma non vi siete accorti che la bambina è scappata? E dobbiamo fare anche i poliziotti? Pure adesso. I poliziotti ci dobbiamo mettere a fare, sì. Dottor Pietro Bartolo? Sì. Ehi, che te che devi stare una sfilata tu? Mi hanno detto che è lei che coordina i soccorsi. Che mi deve fare un'intervista, non è giornata. E quando potrebbe essere la giornata giusta? Mai. No pain, no pain. Freddo. Può essere siriana. Siria? Ma dove sta la mediatrice culturale? È già andata in pensione, non c'è mai. Dove sta? È al centro. Dice che la bambina deve andare lì. Ok, eh? اوكي okay. زمان كانت سوريا بلد بجنن كل العالم بس اجت هي الحرب دمرت الدنيا شتتت اطفال اكيد ما حدا حاسس ولا 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 حدا له دعوه باللي صاير اكيد فرج ما حدا يتدخل شوفي حالتنا ancora qui lei io sto aspettando il momento giusto per l'intervista ma lei parla arabo sì ma aiuterebbe con una bambina Tutti i nostri mediatori culturali sono occupati. Hello. Andy Mitlu. Atani yehra fi bi Halab. Enti hun la Halek? على الكلب تحكي لي اسمك نور نور
وبعدين جابي ولا جيتي مع بيك؟ Posso? Prego, venga, venga. Allora? Si chiama Nur. Ed è siriana. Ma non mi ha voluto dire altro. Però non credo che i genitori siano qui. Grazie comunque. Oggi abbiamo soccorso 180 persone, 60 bambini, 42 donne, 78 uomini. Io li dico col prete, la giornalista, due paramedici a porto e un ufficiale della Guardia Costiera. Pietro, dico con lei che facciamo? Che facciamo? La porto con me. Me la sovviglia pure, eh. Nur. Ho paura. Non voglio morire così. Non a 12 anni. Sono terrorizzato. Il panico sta per impadronirsi di me e comincio a urlare con quanto fiato in gola, cercando di rimanere a galla e di non farmi trascinare giù da questo mare che ci consente di sopravvivere, ma che può anche decidere di abbandonarci per sempre, di diventare un mostro crudele che non ha alcuna pietà. Urlo con l'angoscia che mi cresce dentro. Papà! Urlo ancora. Lui è al timone e non mi sente. La fine si avvicina. Penso, ma continuo a urlare. Poi qualcosa accade. Lui si volta e si accorge di me, delle mie braccia alzate, dalla voce rotta dal pianto, e torna indietro a prendermi. Sono salvo. Lui era Michele, che ha letto l'incipit di Lacrime di Sale. Io invece sono Marilena, Radio Delta Lampedusa, la voce dell'ultimo lembo di terra italiana. Nur, vieni. Ma se non ha nessuno, ma dove la mettono? Non lo so. Ma scusa, non gli puoi dire se per una notte può restare da noi? Non glielo posso dire, lo sai benissimo che non si può. Nur. Oggi in un sacco ho trovato un bambino. Apro gli occhi, lo vedo, chiudo gli occhi, lo vedo. Lei è viva. Ancora viva, sì. Nur. Allora dobbiamo andare. La devo riportare al centro. Nur. Aspetta. Forza. Aspetta. Che c'è? Dagli almeno questo. Sì, tieni.
Questo lo mangi dopo. Vieni. We have to go. Andiamo. Ci vediamo dopo. Sì. Adesso io andrò a parlare con il poliziotto. If you want to sleep here, you come down. If you don't want, you stay here. Understand? If you want to sleep qui, tu scendi e vieni da me. Tu non vuoi, stai qua. Va bene? Hai capito? Buonasera, come andiamo? Bene, grazie. Questa è la documentazione della bambina. Vuole che la per cancello? Sì. Aspetti un attimo, scusi. Aspetti un attimo. La bambina ha ancora un pochino di febbre, allora me la tengo una notte ancora in ambulatorio e domani magari la porto. Però la documentazione la porto. Come vuoi? Una buona serata. Buona serata, grazie, buon lavoro. Ce la andiamo a casa. Sei contenta? Cosa scriviamo? Sospetta polmonite? Sì, sì, metti così, metti anche che ha un po' di febbre. Va bene. Vattene a casa, altrimenti la prossima che recuperiamo sei tu. Grazie. Nur, you sleep here. Ok? And I sleep in the room... near, eh? Sleep, you. Sleep, sleep. Yes. Ecco. I leave the door open, eh? No problem. Okay? Good night. Buonanotte.
dai, allora, let's go, let's go! Cala, cala! Cala! Let's go, let's go! La poppa! Così. Money. No. Libia. Andare in Libia? Libia, no, Libia. Cioè, non può essere. A ringraziare la Madonna di Porto Salvo che si è arrivata viva fino a qua. Libia. No, ora ce ne andiamo a terra, va bene? Money. Pronto, Salvatore? Nur, what's up? Eh? Questo mi vuole fare prendere un infarto. Dai, vai col dottore, dai. Vieni. No. Come on, no. Don't worry, don't worry. Libia. Let's go. Dai, vai col dottore, let's dai. Go. No. Dai, non ti fanno colpa, vai. No. Dai, dai. Leviti. Dai, don't dai. Worry, don't worry. Dai, vai col dottore. Don't worry. Grazie, Salvatore. L'esposizione, dottore. Your mother is in Libya, and then your father was on the boat with you, huh? Cosa devi fare, Pietro? Non lo so, ma continua con me.
remember to close the water. Water is very important, even here. Sono le donne fotosegnalate qui dall'inizio dell'anno. Ma se la bambina è appena arrivata, la mamma non può essere già passata dal nostro centro. Potrebbe riconoscere qualcuno, un parente, no? Izarai Tishei Tarifi Akbirini Mashi. Nur Ashabi, Kenneth Makon all'aereo. تعرفت مع بعض هنيك؟ نو؟ تعرفيها؟ نور الشعبي تعرفيها؟ نو؟ posso aprire? Apri, apri. Altri siriani quest'anno non ne sono arrivati. La febbre è passata? No, ancora no. Gli altri minori non accompagnati sono già tutti a Palermo. Che fretta c'è, Giovanna, su? È piccola, deve stare in una situazione protetta. Protetta? Ma hai visto fuori? Ho capito cosa vuoi dire, però ci sono delle regole. Finché io sono qui, cerco di farmi aspettare. Ma era una più giovane, magari più. Fermati! Cosa fa? È una bambina! Vai! Vieni, andiamo. Calda, calmati, eh? La tifa era lo scafista. Non credo. Non mi ha detto che è stato lui a separarla dalla madre all'imbarco. Dentro, andiamo dentro. Tanto prurito, prurito. No. No? No, no, no. Bene, avanti. Allora guarito. Shukr kteer. Molto bene. مرحبا لطيف. مين هي؟ Che dice? Vuole sapere chi sono. Amica, è una persona che ci vuole aiutare a trovare la mamma della bambina. Mi lo spieghi? Nur. Ma barci. Che cosa dice? Dice che non sa niente. Nur Mijnune. No. Mijnune Nur. Dice no. Che è matta. No, Latif, non matta, disperata, perché sta cercando madre. In Libia, glielo spieghi bene, cerca la madre, mamma. Sardini, Latif. Enti bastara fischissar. Ma barf hed il mawduh, ma bqidr sa'adkum. Fahimt? Che cosa dice? Continua a dire che non sa niente. Non sa niente. Ha paura. È lui che ha paura. Ascolta, Latif. Trukuni bhali. Khalliuni bhali. Ana ma barf shi hali. Ma bqidr sa'adkum. Trukuni bhali. Ah.
La verità è che hanno tutti paura. Tutti. Dicono che ci si abitua, ma non è vero, non ci si abitua mai. Perché non se ne va? E dove? Quando nasci su un'isola non puoi vivere da nessuna parte. Ma io non potrei mai vivere su un'isola. Mi verrebbe sempre voglia di scappare. Scappare? Lo sa che cosa ho fatto là dentro? Ho aperto una gamba. E ho prelevato dal femore una piccola quantità di tessuto. L'ho messo dentro un contenitore di plastica e ci ho scritto sopra un numero. 230, 231, 232. Capito adesso perché non posso scappare? E non se ne vada neanche lei. L'orrore ha bisogno di testimoni. Una bambina di 12 anni, proveniente dal Sud Sudan, è stata salvata. Dopo che il barcone è partito dalla Libia che trasportava lei e la sua famiglia è affondato nel Mediterraneo. I suoi familiari, mamma, papà, il fratellino e la sorella maggiore sono morti tutti. Lei è stata l'unica a salvarsi e anzi deve la vita alla sorella poco più grande, che l'ha tenuta a galla con le sue braccia e poi annegata. Proprio mentre i soccorsi erano in arrivo, ora la bimba che si trova a Pozzallo ha scritto una lettera, immaginando di rivolgersi ai moltissimi che in questo periodo decidono di intraprendere il viaggio della speranza. Vi supplico, fratelli e sorelle, basta arrivare in questo modo. Vi prego, vi prego, vi prego, ripete. Vi dico queste parole perché so cosa ho visto e ho visto molte cose che non posso raccontare. Quel che posso dire a chi di voi sta per arrivare è non fatelo. Per favore, fratelli e sorelle, e prosegue. Attraversare il mare è molto, molto pericoloso. Vi prego, basta. Sono le 18 in punto, radio Delta Lampedusa. La voce dall'ultimo lembo di terra italiana.
Hassan. L'ho trovato subito il tuo bambino, ma non ho avuto il coraggio di dirtelo. أنا ليت لابنك فورا بس ما كان عندي الشرة إلك Riposa vicino all'aeroporto, se vuole ce lo accompagniamo. Amireya, شامب المطار. هلا حسب تريف باك لاك لايندو. بدي اروح اشوف ابني لوحدي. Dice che vuole andarci da solo. Come si dice perdonami? Samahni. È il numero 209. Raga, ma mi tieni un sacco. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن لله وإنا إليه راجعون إن لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون
انت ثاني شكرا ricordo ancora quando mi hanno chiamato erano quattro tunisini. Poi sono diventati 100, 200, 300 mila. Io abito a Ferrara. E sa cosa sta succedendo da noi? Si chiama Black X, la mafia nigeriana. Ascia nera. Un fumetto di Zamor. E a Ferrara si è portata via un intero quartiere. Non una strada. Un quartiere. Dopo la gente si chiede perché ci buttiamo a destra. Ma io una volta mica buttavo a destra, sai, dottore? Destra, sinistra... Ma qualcuno non aveva detto che non esistevano più. Comunque io non faccio politica. Non basta, dottore. Quella gente prima o dopo avrà bisogno di un lavoro, di una casa, di un posto dove poter stare. Dove li mettiamo una volta che li ha curati? Non lo so. Mi piace immaginare l'umanità come un unico corpo. Se ti fa male un braccio, un ginocchio, anche il resto del corpo non può stare bene. Se una parte dell'umanità soffre, il resto dell'umanità non può stare sereno. Cerchi qualcuno! Sunday. Io questo qua lo conosco. Che sia lo scafista. Eccolo. Faisal Madior Diop, 38 anni, Senegal. Si fa chiamare Sunday. L'unica soluzione è parlarci. Se si fa passare per un profugo, sarà difficile che dice qualcosa. Ecco di chi aveva paura Latif. Se mi lascia la storia, ci parlo io. Che significa che ci parlo io? Io sono venuta fin qui per intervistare lei. Ma a questo punto mi interessa più la storia di Nur. È cambiata la star, diciamo così. Cambio il nome. Cambio pure il paese. E niente foto, d'accordo? D'accordo, ci andiamo a parlare. No, preferirei farlo a tu per tu. No, preferirei farlo insieme. Uno come Sandy non parla volentieri con le donne. È meglio andarci insieme. A parlare con Faisal Madior Diop. Lei lo sapeva che Steve Jobs era siriano? No. Non lo so perché mi è venuto in mente, comunque. Ma che fai? Ci giocavano i nostri figli quando avevano 3 anni. E adesso ci giochiamo noi. Allora. Albero. Sosera. E nella tua lingua, ma italiano, albero. 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 Brava, brava. Cavallo. Sa. In italiano, cavallo. 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 Brava, brava. Questa la conosce bene. Ereb. Barca.
Pietro. Tu, Nur. Nur. Io, Pietro. Pietro. Ce n'erano altri sei di quei bigliettini. Mio padre era un pescatore. Ne poteva far studiare uno solo. Allora un giorno ci ha riuniti intorno al tavolo e ci ha detto: su ognuno di questi bigliettini c'è il vostro nome. Poi ha chiamato Tina, la sorella più piccola, e le ha detto: scegliene uno. E sono uscito io, il figlio maschio, l'unico che non voleva partire. Solo che la lotteria era truccata, perché su ognuno di quei bigliettini c'era scritto Pietro. Aveva deciso lui. Pietro, 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 Pietro. E poi? Poi mi sono sentito un tale peso, una tale responsabilità. Sa che c'è, che ognuno di noi vive come dentro una cella. E è difficile uscire, anche se sei fortunato. È difficile uscire se qualcuno non ti aiuta. Almeno noi facciamolo uscire da questa cella. Ci proviamo. Buona giornata. Marilena! Ciao! Non ti vedevo, che ti hanno messo in trincea. Tieni. Ho riportato questo. Te lo potevi pure tenere, tanto. Tanto, tanto. Brava, mi stai dando una sistemata, se no che cosa diventa quest'isola? Sì, lo dico sempre quando sto in radio, ma... Ma, tanto chi la sente la radio? Punto. Però tu fai bene a dirlo, eh? Sì, ci provo. Prendo questo. Sì, sì. Sì, sì, un pochino più di entusiasmo. Leva un po' di polvere, sennò ti viene l'allergia. Arriva Pietro. Facciamo una passeggiata e poi ci mangiamo anche una bella pizza. Prima però una passeggiata, Una camminata, Me, you e Pietro, Allora, se ho capito bene, Giovanna, ti serve ancora un certificato, giusto? Quello di Nur. Forse io non mi sono spiegato. Noi stiamo cercando di rintracciare la madre di questa bambina. Questa è una cosa che fai tu privatamente. Potreste farlo anche voi pubblicamente. Sarebbe come cercare un ago in un pagliaio. E non è cattiveria, non abbiamo la forza. A me lo dici? Ti credi che non lo so come siamo messi, Pietro, non mi fa fare la parte della cattiva. Nur è un minore non accompagnato. Certo, e deve stare in una struttura protetta. Certo, una struttura protetta. A Lampedusa anche il sole fa le sbarre.
Vuoi? Ehi, per fumare. Lavori con il dottore tu? No. Io scrivo per un giornale. Giornalista? Ti posso fare una domanda, Faisal? Se te la faccio io la domanda. Quanto guadagni per fare il dottore tu? Il giusto, Faisal. Il giusto. E sprechi la tua vita in questa posta di merda per il giusto. Non siamo venuti qui per parlare di soldi. Ah no? Peccato. Perché tutto ha un prezzo. Anche quelle che volete sapere da me. Sulla tua barca c'era una bambina siriana. Al momento dell'imbarco l'hanno separata dalla madre e noi la stiamo cercando. E volete che io vi aiuti a trovare la madre da un profuga del cazzo? Gratis. Esatto. Ok. Io vi dico, poi vedo cosa farete. Il barcone è partito subito dopo. Non doveva venire qui. Andavo dritto in Sicilia. Magari Pozzallo o Siracusa. Però lì devi cercare. Sei sicuro? Al 100%. Io ti ho detto, e adesso? Adesso niente, Faisal. Ringrazio che non ti faccio fare il foglio di via. Quattro timbri non mi fanno paura. Neanche tu, dottore. Sarebbe lei o s'adapte. Il n'y a guère une autre chose dans la vie. Si dice così da noi. Ribellarsi o adattarsi. Io sono ribellato, invece tu ti sei adattato. Ma perché non glieli chiedi ai profughi se non la sanno che in mare si muore? Eh? Sono loro i pazzi che appena possibile scappano su verso il nord. Nessuno vuole rimanere nel vostro paese del cazzo. Nessuno. Chieditelo il perché, dottore. Per quello che mi riguarda, io faccio solo il mio lavoro. Loro domandano e noi offriamo. E tu fai sale. Quei poveracci non hanno niente, solo fame e il loro corpo. Pensa, si vendono il loro corpo per pagare i figli di puttana come te. Sì, vivere per pagarsi la morte. Mm. Abbiamo trovato la madre della bambina, mi assumo io la responsabilità, ma voi mi dovete aiutare. Ma sapete anche che non è annegata, che si è fatta fotosegnalare, che non è scappata prima. Non sappiamo niente, non sappiamo se si è fatta fotosegnalare, non sappiamo neanche se è viva Giovanna. Ma so soltanto che se le è rimasta un po' di forza, la vorrà ritrovare sua figlia o no? Ma perché tutto questo accanimento per questa bambina? Quanti ne hai visti in tutti questi anni di casi, anche più disperati del suo? Giovanna, mi vuoi aiutare o no? E dammi di nuovo il nome della donna, vediamo a cosa arriviamo. Fatima Yazbek. Fatima Yazbek. Fatima Yazbek. Fatima Yazbek. Fatima Yazbek. Giovanna. Scusami se ho alzato la voce. Ti piace? Finalmente sono innamorato. No, adesso devo cominciare a raccontare le storie della conchiglia. Ascolta la conchiglia, guarda. Ascolta il mare. Lo senti. Lo senti il mare? Pronto? Quando? Scusate. Posso salire? Salga a bordo, dottore.
Tutto bene? Freddo? Fammi vedere le mani. Le mani. Fammi vedere le mani. Vai. No! Che cosa fai qua? Non puoi stare qua. Andiamo. Su. Chi te l'ha regalata quella conchiglia? Io no, stupida. Clara, dove esci? No! Questa no, casa! No! Tu niente! Aspetta! Fermati! Fermati! La troviamo tua madre. Te lo giuro, la troviamo. Nur. Vieni su, forza. Shu ismi ibnak? Ahmed. Ahmed. Wa ism martak? Nisreen. Kanat ma'am bil qarib. راحت قبلي مع الغار معدودة أكثر مني. حسن، لازم تريح ضميرك مشانهم. الله رحمن رحيم، ما في شي دي بيطيحك ولا شي بيتلاشى، بس بيضل بوقت معين ومكان معين تلو جواتنا عطول. سمعت؟ سمعته. حتى هو ما عنده حرية يطير من هذه الجزيرة. بس ما هو نسر بري. لازم حد مدربه. شفته عنده حبلين في رجليه. نور عندهم
Sì. Ciao. Siamo pronti? Vuoi lasciarcela? No, 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 vengo anch'io a Palermo, voglio vedere la casa famiglia. Ma ci saranno già i nostri operatori. Non ti preoccupare, Giovanni. Ti faccio una delega. Così oggi sei suo tutore e non ti fanno storie. Grazie. Mi scusi. Buongiorno, è una minore alla precedenza. Prego. It's mine! No, 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 it's mine! It's che mine! Succede? No, che no, succede? No. Fermati, fermati! It's mine! No! Questo è un animale, non possiamo portarlo a bordo. Ascolti a me, io credo che quest'uomo ci voglia guadagnare da vivere con questo fatto. Se non mettiamo delle regole qui, salta tutto. Tanto salta tutto pure con le regole, glielo assicuro. It's mine! Sede. It's mine! Sede. Mettiti qua. Ascolti, la bambina non si sente ancora bene, io preferisco tenerla ancora qui. Nell'elenco? Dottore. Nell'elenco me ne prendo io la responsabilità, la tengo ancora qui. Ci scendi? Where are you from? Libya. Buongiorno. Buongiorno. Che cosa è successo? Hanno profanato la tomba di suo fratello. Oh no, Giacomino. E chi è stato? Cos'è successo? Che conosciamo. Hai visto? Abbiamo già trovato i colpevoli, maresciallo, non dobbiamo neanche fare le indagini. Nessuno ha detto che sono stati i tunisini, maresciallo, qualcuno ha detto che sono stati loro. Sì. È stata una profanazione, va bene? Certo, sei sempre tu che ti piace partire in quarta. Ma quale quarta e quarta? Su, lo sappiamo tutti che li prendono a sassate sulle spiagge, poi vengono qui al cimitero a pregare i morti, andiamo, no? A pregare, certo, vengono qui al cimitero a pregare. Dove si va a pregare? Si va in chiesa, sì. Perché le chiese devono stare aperte. La chiesa è diventata un dormitorio, sei stato tu a portarmi 30, 40 persone da dormire nelle panche. Io ti ringrazio. Ecco. Grazie. Guarda, ti faccio vedere una cosa. Vieni, vieni, vieni pure tu, Giacomino, vieni. Venite, 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 maresciallo. Cosa vedi di strano in questo posto? Thank you.
ci sono i nomi sulle croci. Quello purtroppo non è strano. No, perché se nemmeno lo vediamo questo cartello, se nemmeno lo togliamo, se non capiamo il paradosso, allora sai che ti dico? Che hai ragione anche tu. Allora siamo tutte e due fessi. Io non ce l'ho con te, Giovanni. Non lo so nemmeno io chi ce l'ho. Scusa. Ciao Giacomino. Ci lasciamo. Pronto? Sì, sono io, sì. Sindaco, mi dica, no, non si preoccupi. Quando? La sento. Ora non possiamo fare niente. Va bene, allora ci sentiamo domani mattina presto. Grazie, sindaco. Grazie. Hanno trovato la madre. E dove? Un comune vicino a Pozzallo. Sempre nella giornata di ieri, alcuni migranti hanno tentato di imbarcarsi su una nave della tratta Linosa-Porto-Empedocle, in Sicilia, ma sono stati fermati dopo alcuni controlli degli agenti. Sono le 11 in punto, Radio Delta Lampedusa. La voce è dall'ultimo lembo di terra italiana. Io sono Marilena e questo è l'inimitabile Arrabbiato Sax di Jane Senese.
Per tutta la mia vita ho parlato dell'isola che risplende, ma non so se hanno mai capito quello che io vedevo esattamente. E la mia mente era un'isola alta e fiera, costruita su rocce più forti degli oceani, battuta dal vento e brulicante di persone di tutti i tipi che vivevano in armonia e in pace. Un'isola con un porto libero, aperto a chiunque avesse il desiderio di entrare e il cuore per farlo. È così che la vedevo e ancora la vedo, la mia isola. Pietro, che fai qui? Aspetto!